novità del 2016 è proprio appunto un punto d'arrivo. Si sta parlando di biometano da almeno 3 anni, non è stato facile strutturare tutta la parte legislativa. Noi consorziati al CIB, che è il Consorzio Italiano Biogas, insieme ad altri professionisti, insieme del settore, insieme anche ad altre aziende molto importanti, insieme al gruppo Fiat per esempio, 2 giorni fa è stato siglato un accordo, un patto, no? Una lettera di intenti dove tutti insieme abbiamo creato un gruppo per definire molto bene come poi applicare la normativa al biometano. Oggi, dopo 3 anni, siamo arrivati ormai a destinazione. Stiamo aspettando proprio in questi giorni i decreti attuativi, quindi vorrà dire che proprio in questi giorni potremo leggere nei prossimi giorni una norma dove ci saranno tutte le regole di come produrre questo biometano, di come ottenere gli incentivi, di come allacciarsi alla rete piuttosto che utilizzare questo biometano per fare un proprio distributore a biometano. Questa è la grossa novità di quest'anno, è un po' il motivo per cui siamo qui. Devo dire che il biometano incontra l'interesse non soltanto del comparto agricolo, ma incontra l'interesse anche del comparto trattamento rifiuti. Sappiamo benissimo quanto è importante la gestione del rifiuto. Stiamo oggi parlando tutti i giorni di circular economy, di economia circolare. 3-4 anni fa a Bruxelles l'economia circolare era già un argomento importante, no? Che destinazione diamo al rifiuto? Come possiamo valorizzare il rifiuto in risorsa? In tanti modi, attraverso il recycling, attraverso il compostaggio, ma anche attraverso la produzione di questo biocarburante, che è l'unico biocarburante bio, rinnovabile, okay? E che è l'unico biocarburante che davvero valorizza un rifiuto in risorsa. Quindi per il settore waste, per il settore rifiuto, che noi tutti i giorni produciamo e dei quali devo dire dobbiamo essere fieri come italiani per la gestione, perché siamo una delle nazioni in Europa, ma anche al mondo, che sa, che attua una raccolta differenziata ad altissimo livello, è un punto importante, è un'opportunità importante anche per questo settore. E noi siamo qui proprio perché è la novità di quest'anno di YES, perché YES in questi 2 anni, dove appunto la normativa cambiava, ha scelto di internazionalizzarsi, quindi di andare all'estero a portare il proprio know-how, la propria esperienza, ma soprattutto anche di entrare in un altro settore molto importante, che è quello del rifiuto. E devo dire con molta soddisfazione, quest'anno abbiamo chiuso dei contratti importantissimi sia in Italia che all'estero con dei grossi player nel settore del rifiuto. Abbiamo sviluppato un nostro brevetto, non è facile, proprio per la produzione di biogas, che poi verrà trasformato in biometano nel caso in cui andiamo a utilizzare il rifiuto urbano, e quindi diciamo siamo felici di esporre a tutti queste novità.